Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti al Palazzo delle Esposizioni. Come sapete, questo è un evento collaterale delle tre mostre, tre stazioni per arte e scienza. In particolare, diciamo, questo evento è stato proposto dai curatori di Incertezza, insieme a me, Antonella Varaschin, Fernando Ferroni e Enzo Barone. E appunto proveremo stasera ad approfondire degli aspetti che forse in mostra non sono raccontati nemmeno tanto, e come una riflessione anche molto teorica, che viene dalla fisica, che viene dalla filosofia, sui temi dell'incertezza e della decisione. Poi si avvicini a temi molto concreti della nostra vita e della società contemporanea. E su questo sono molto contento. Scusate, io non mi sono presentato, sono Vincenzo Napolano e sono uno dei curatori della mostra e comunicatore scientifico degli NFN. E appunto dicevo, io sono molto contento di introdurvi per questo incontro di stasera Mauro Dorato, che insegna filosofia della scienza all'Università di Roma 3, è un filosofo ed è anche un matematico e si interessa principalmente di filosofia della fisica. Le sue ultime monografie sono Che cos'è il tempo, edito da Carrocci, e Democrazia e disinformazione scientifica con Cortina. È stato anche dal 2011 al 2014 presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia della Scienza. E Armando Massarente, alla mia destra, che è un filosofo della scienza, un giornalista, è caporedattore del Sole 24 Ore e per tanti anni è stato il direttore del supplemento, è stata una firma storica del supplemento domenicale e anche direttore. È un ricercatore associato del CNR, membro della Commissione per l'etica e l'integrità della ricerca del CNR, dirige la collana Scienze e Filosofia della Mondadori e ha da poco pubblicato La pandemia dei dati, ecco il vaccino con Antonietta Mira, e pubblicato appunto da Mondadori, e anche Metti l'amore sopra ogni cosa, una filosofia per stare bene con gli altri, sempre Mondadori. Questo insomma mi Con la sembra. prefazione di Parisi, forse ricorderei la Ah, cosa. ok, la prefazione di Parisi Alla pandemia. alla pandemia dei dati, esatto, sì, che è la prefazione di Giorgia Parisi, giustamente. No, Prima visto che che vincesse riguarda la. Nobel, esatto. Va bene, e diciamo, ecco, questa insomma è per quanto riguarda i nostri ospiti, e su questo lascerei la parola, diciamo, per introdurre il tema di stasera a Mauro Dorato. Intanto grazie per l'invito, ovviamente a tutti gli organizzatori della mostra, che è davvero una delle cose più belle che abbia mai visto, la rappresentazione di fenomeni fisici anche complessi in queste strutture visive, secondo me è notevolissima. Grazie a voi che siete presenti, ma vorrei iniziare con questa prima slide che ha a che fare con l'idea difesa da Peirce, un grande filosofo americano attivo nel XIX secolo, ma si è occupato di logica, filosofia, matematica, e anche del problema della conoscenza. E secondo questo filosofo, sostanzialmente qualunque tipo di indagine, ma in particolare quella scientifica, parte dal dubbio. E lui ritiene che il dubbio sia uno stato psicologico molto doloroso. Lui qui si riferisce al dubbio pratico, cioè quando noi ci chiediamo che cosa fare, che cosa dobbiamo fare. E riteneva invece che il dubbio in questioni più intellettuali sia qualcosa di utile, perché per esempio ci aiuta a mettere in dubbio delle certezze che fino ad un certo istante, diciamo, dello sviluppo storico della scienza, venivano accettate in maniera universale. Con questo non voglio dire che la scienza sia un sapere traballante, quello che voglio dire è che comunque un germe, uno spirito critico nella scienza aiuta il processo di sviluppo. Il dubbio quindi ha una funzione positiva in ambito intellettuale, ma può essere paralizzante quando dobbiamo decidere cosa fare. È a questo tipo di accezione del dubbio che si riferisce Peirce, e lui sostanzialmente distingue quattro metodi per fissare le nostre credenze, cioè per uscire dal dubbio. Il primo è il metodo della tenacia. Il metodo della tenacia consiste, e poi lo vedremo con una citazione straordinaria da Cartesio, nel rimanere attaccati a delle credenze incerte come se fossero certissime. Quindi cercare, insomma, di autoconvincersi del fatto
che quello che sostanzialmente è l'elemento sul quale stiamo puntando è come una scommessa. In fondo tutta la vita è in un certo senso una scommessa, soprattutto nei momenti decisivi. E poi c'è quello che potremmo chiamare il metodo della scienza. Il metodo della scienza è quello che invece ritiene che tutte le nostre credenze si debbano sottoporre all'evidenza. Quindi l'idea è che noi dobbiamo riconoscere un'autorità che in qualche modo viene dalla natura, le teorie le costruiamo noi, ma le sottoponiamo al giudizio dell'esperienza, al tribunale dell'esperienza. E poi cercherò di illustrare come questi due metodi si distinguono. E poi c'è il metodo dell'autorità sociale, cioè un po' quello del conformismo, per cui in assenza di certezze facciamo un po' quello che fanno gli altri, ma non vorrei soffermarmi su questo perché vorrei invece mostrare questa citazione che viene dal discorso sul metodo. E Cartesio fa praticamente una delle migliori scuole, allora in Francia, il collegio di La Flèche, gestito dai gesuiti, ed esce dalla scuola con delusione, con sentimento di scoramento, con la volontà, insomma, di ricreare un altro tipo di scienza. E quest'altro tipo di scienza, secondo lui, però necessitava di un po' di tempo per costruirlo. E nel frattempo, dice lui, bisogna darsi anche delle regole provvisorie di comportamento. Quindi, d'accordo, distruggiamo il castello che mi hanno offerto i gesuiti da un punto di vista intellettuale, metto in dubbio tutto, ma qualcosa devo pur fare per muovermi nel mondo. E c'è questa metafora, vedete? Immaginate che siamo perduti in una foresta, non sappiamo dove andare, quindi non abbiamo idea della traiettoria, del tragitto che dobbiamo seguire per uscire, diciamo, da questa specie di labirinto. E quindi vedete che in assenza totale di incertezza, non sappiamo cosa fare, dice Cartesio, puntiamo in una direzione e non torniamo indietro, non zigzaghiamo e trattiamo la scelta che abbiamo fatto come se fosse sostanzialmente una scelta razionale. Ve lo leggo perché credo che sia un passo sul quale dovremmo riflettere. Intendevo imitare in questo i viaggiatori che, trovandosi smarriti in una foresta, non devono vagare aggirandosi ora da una parte ora dall'altra, né tantomeno fermarsi in un posto, ma camminare sempre dritto, per quanto è possibile in una direzione, e non cambiarla senza un buon motivo. Il buon motivo, per esempio, potrebbe essere che vengo a sapere qualcosa, c'è un segnale, c'è un cartello, a quel punto ovviamente ho nuova informazione e mi conviene approfittarne. Ma qui siamo in una mancanza totale di evidenza e dice, vedete, non cambiarla mai senza un buon motivo, dal momento che spesso le azioni nella vita non consentono nessun indugio. Questo è un altro problema, no, nelle nostre decisioni. A volte abbiamo tempo per prenderle, a volte dobbiamo decidere in tempi molto rapidi e non si possono far troppi calcoli in situazioni del genere. Quindi quando non consentono un indugio, ed è una verità assai certa, vedete qui c'è una certezza, che quando non è in nostro potere discernere le opinioni più vere, dobbiamo seguire le più probabili, qui interviene la probabilità che vedremo all'opera dopo, e inoltre che se le une non ci paiono più probabili delle altre, una comparazione tra le due probabilità, pure dobbiamo sceglierne una e considerarla in seguito non più come dubbia in riferimento alla pratica, ma come verissima e certissima, perché tale è la ragione della nostra scelta. Qual è la ragione della nostra scelta? Siccome non sappiamo dove andare, la cosa più razionale da fare è andare dritti in una direzione. Può darsi che questo sia l'itinerario che non ci aiuta a uscire dalla foresta, ma in assenza di evidenze è meglio non tornare indietro. E gli ingredienti fondamentali, e qui entra la probabilità in modo prepotente, che si sviluppò a partire dalla metà del Seicento attraverso lo studio dei giochi d'azzardo. Della teoria bisognerebbe, della decisione razionale, bisognerebbe, quando decidiamo in modo un pochino più meno intuitivo, meno portati, diciamo, da una specie di
immediato impulso, ma se abbiamo di fronte a noi tempo per decidere, secondo alcuni teorici, dobbiamo considerare la desiderabilità di una certa opzione e la probabilità che questa opzione si verifichi. E qui c'è il famoso argomento di Pascal, che ha dato contributi importanti sia alla probabilità che alla filosofia. E faccio semplicemente vedere questa specie di piccolo diagrammino. Le scelte che abbiamo sono due: crediamo in Dio o non crediamo in Dio. Immaginate che la probabilità che Dio esista o non esista è esattamente un mezzo, cioè che si ignori completamente qualunque dato rispetto alla sua esistenza. Ma vedete che c'è un discorso poi che è legato all'utilità, e cioè se credo in Dio e Dio esiste, il mio guadagno è infinito. Se non credo in Dio e Dio esiste, la mia perdita è infinita. Le altre possibilità sono: credo in Dio, ma Dio non esiste; non credo in Dio e Dio non esiste. Qui vedete, ho messo dei numeri finiti perché la comparazione tra gli elementi nella prima colonna non può essere considerata plausibile. Ora però c'è qualcosa che non funziona, è su questo che volevo però sollevare la vostra attenzione. Il calcolo non sostituisce la fede, ma quello che infatti Pascal dice alla fine di questo ragionamento, quello che dovremmo fare è agire come se avessimo fede, è un ragionamento abbastanza simile a quello che faceva Cartesio. Quindi in una condizione del genere è vero che ovviamente io posso immaginare che c'è un guadagno infinito se credo in Dio e Dio esiste, ma il punto fondamentale è che questo ragionamento meramente intellettuale non smuove le mie credenze, non è in grado di spingermi a fare qualcosa piuttosto che un'altra cosa. Quindi la considerazione del vantaggio, forse in casi del genere, non è tra l'altro nemmeno eticamente accettabile. E l'altra obiezione molto forte è questa idea che tutte le nostre decisioni devono essere prese tenendo in conto la desiderabilità delle opzioni e la loro probabilità. Questo argomento, appunto, in base al quale noi dovremo fare questi conti, quindi sommare P1,1 all'utilità più P1 un mezzo, eccetera eccetera, questo tipo di conti difatti non li facciamo mai. In certe situazioni strategiche forse si possono applicare modelli del genere, ma certo per scegliere una moglie, una casa che voglio comprare, non applichiamo questo modo di ragionare. E allora questo è un modo, diciamo così, che è stato poi sviluppato dalla teoria dei giochi in ambito della matematica contemporanea, ma il problema è che sembra essere un modello di ragionamento che gli esseri umani non seguono. Allora, delle due l'una: o noi non siamo razionali, non si sente bene, o non siamo razionali perché non seguiamo questa normativa di ragionamento, oppure questo tipo di ragionamento non si può applicare. Forse l'ho spostato io. Oppure c'è qualcosa che non funziona nel modello, si sente meglio. E qui ci sono state delle critiche alla teoria della decisione razionale. Una teoria appunto che non applichiamo mai. C'è una specie di aneddoto: un professore americano molto famoso, un collega, dice: allora che fai? Ti trasferisci in quest'altra università? Stai applicando le norme del calcolo della decisione razionale? E lui gli fa: ma sei matto? Ovviamente questo non è un tipo di ragionamento che di fatto noi come esseri umani utilizziamo per prendere una decisione. E volevo soltanto farvi vedere a questo punto una differenza tra questi due modi di ragionare, cioè il metodo della tenacia, che è quello, nel caso di Cartesio, di rimanere attaccati a certe credenze. Nel caso di Cartesio però era ragionevole seguire questo metodo,
perché lui non aveva nessuna idea di che cosa fosse opportuno fare in assenza di evidenze. E invece nell'assenza non c'è questo attaccamento alle nostre opinioni. È ovvio che ci sono dei sistemi per controllare le nostre opinioni, le nostre teorie, che sono molto 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 affidabili, ma la migliore salvaguardia delle nostre opinioni consiste nella sfida permanente al mondo a provarle infondate. Quindi c'è questo atteggiamento di apertura al dubbio, di anticonformismo, che tra l'altro si trasferisce anche in ambito democratico, perché la consapevolezza della nostra ignoranza è la prima ragione della tolleranza. Sostanzialmente potremmo aver torto, potrebbe aver ragione il nostro interlocutore. Ma per tornare a questa specie di opposizione, poi magari lascio la parola all'amico Armando, pensate che ho trovato da poco una specie di strano calcolo che è stato proposto da matematici americani, che serve a stabilire in che modo dobbiamo scegliere un partner o sposarci. Dobbiamo, per esempio, scegliere una casa, scegliere un lavoro, e abbiamo varie proposte. Adesso naturalmente qui si fanno dei numeri un po' balordi, ma immaginate di avere 100 possibili candidati o candidate, perché poi voi possiate fare la richiesta di matrimonio. Ebbene, secondo questo calcolo, noi dovremmo far così, cioè esaminare le prime 37 candidate o candidati e scegliere la 38esima nella misura in cui questa ultima, diciamo, cifra supera tutte le altre. Quindi fatte, diciamo, esaminate le prime 37 candidate o candidati, dopo questo numero magico dobbiamo scegliere qualunque persona che abbia delle caratteristiche desiderabili in misura maggiore rispetto alle altre. Come vedete, non ragioniamo in questo modo. C'è qualcosa che però questo tipo di ragionamento ci insegna. Forse non ci dobbiamo fermare la prima volta che ci fanno vedere una casa, ce ne potrebbe essere un'altra più bella. Forse non ci dobbiamo fermare con la prima persona nella quale ci innamoriamo, dovremmo fare altre esperienze, ma tutto questo non può tradursi in un discorso di questo tipo. Perché evidentemente, per esempio negli Stati Uniti, un terzo delle persone sposate si sposano per motivi che non hanno a che fare con il ragionamento e il calcolo razionale. Sposano la prima persona che conoscono dal liceo. Quindi o queste scelte sono prive di razionalità e dovremmo applicare il calcolo aspetta 37, perché sennò poi magari perdi le occasioni migliori dopo, non scegliere troppo presto, ma non aspettare troppo, perché poi magari le cose migliori che hai già visto sono ormai sfuggite. Però diciamo, abbiamo questi due modelli e questa eccessiva razionalità credo che non ci permetta di diciamo così, descrivere in maniera realistica come funziona il nostro cervello. E funziona abbastanza bene, naturalmente, perché queste sono teorie normative. E questo più o meno era quello che... Ah, già, per lui, sì. Sì, perfetto, grazie, grazie mille. Quindi ho imparato praticamente il messaggio che 38 fidanzate sono, cioè dopo che ne hai fatte 38 fermati, perché hai esaurito tutte le chance di esplorazione. Interessante. No, e questo no, scherzo, no, ma questo, era per far ridere, sì, anche no, loro. Infatti volevo riprenderlo perché mi sembra molto divertente. No, questo, diciamo, questo excursus teorico che c'è fatto, diciamo, la premessa per cominciare invece a capire come queste cose poi precipitano, un po' già Mauro ha cominciato, no? Come precipitano nella realtà sociale, nella realtà delle scelte della vita. Intanto grazie dell'invito, per me è un enorme piacere partecipare a questo incontro. Ho appena rivisto la mostra e devo dire è una mostra davvero straordinaria, perché a mio parere, soprattutto se ci si concentra abbastanza sui concetti della mostra, ne esce, prima Mauro Dorato faceva capire anche la relazione che c'è tra ragionare in questo modo e
il nostro essere democratici, ecco, dei buoni cittadini, secondo me sono quelli capaci di dominare questo genere di concetti, molti dei concetti della mostra. Ma su queste faccende dello scegliere la fidanzata, la moglie, l'università, la cosa, effettivamente ci sarebbe da fare anche una discussione filosofica interessante da questo punto di vista. Ci si innamora di una persona, di un individuo e non delle sue caratteristiche. Quando noi facciamo invece dei ragionamenti razionali, pensiamo a certe caratteristiche. Se noi dicessimo, ah no, io mi innamoro solo delle bionde, mi innamoro solo delle brune, saremmo presi un po' per pazzi, anche se poi ci sono certe persone che quando cambiano il partner sembra sempre molto simile a quello precedente. Però non sono le caratteristiche che contano in questo genere di decisioni e questo spiega perché il perché di questi apparenti paradossi nelle cose che ha detto Mauro Dorato. Ma a me piace proprio collegarmi, mi viene abbastanza facile, io ho scritto un breve saggio che c'è nel catalogo dove si parla di una cosa che mi è rivenuta in mente proprio sentendo la questione della morale provvisoria di Cartesio, perché, e a proposito della teoria dei giochi, le due cose si collegano, perlomeno nell'esempio che faccio io nel mio saggio, nella figura di un grandissimo teorico dei giochi che è Thomas Schelling. Schelling ha fatto una cosa veramente molto vicina al senso comune, cioè ha preso i suoi studenti a un certo punto e gli ha detto: voi adesso vi dividete in coppie e dovete darvi un appuntamento. Però non c'erano i telefonini, non era epoca dei telefonini, che quando si prende gli appuntamenti, anzi non si prendono neanche più, dici, quando si prendono si sa sempre che si possono essere cambiati. Vi dovete incontrare il tale giorno a New York. Questa era l'indicazione di Schelling. Ora, sorprendentemente, lui si è accorto che molti dei suoi studenti si sono, senza sapere niente di cosa avrebbe fatto l'altro. La teoria dei giochi consiste in questo, la teoria delle interazioni strategiche, dove uno deve immaginare cosa fa l'altro e deve cercare di coordinarsi. Si coordinavano perfettamente perché la maggior parte di loro, non ricordo la percentuale, tipo il 90%, si trovava a mezzogiorno a Central Station, alla stazione di New York, perché tutti avevano fatto un ragionamento, diceva cos'è la cosa che tutti possono più o meno sapere, eccetera eccetera. Questo dimostra che c'è una enorme conoscenza comune, molto maggiore di quanto noi possiamo pensare, nel prendere delle decisioni e soprattutto quando cerchiamo di coordinarci con degli altri. Adesso che abbiamo i telefonini questa cosa forse ci sfugge di più, ma ci sfuggeva anche prima, è molto controintuitiva. E però questo è alla base proprio della teoria dei giochi e di una storia assolutamente straordinaria, che è appunto quella del modo in cui è nata la teoria dei giochi, di come aveva a che fare con l'incertezza, come aveva a che fare in origine con il massimo dell'incertezza possibile che può avere l'umanità, cioè di fronte alla creazione della bomba atomica, perché la teoria dei giochi è stata inventata niente meno da colui che era stato anche uno dei protagonisti del progetto Manhattan, che era von Neumann. Von Neumann era un fortissimo sostenitore dell'attacco preventivo. Diceva: se c'è una cosa che noi razionalmente dobbiamo pensare è che se due grandi potenze hanno un'arma di distruzione totale, la prima cosa da fare è attaccare per primi. No, anzi, diceva questo: se mi chiedete perché non bombardarli domani, io rispondo: e perché non oggi? E se voi dite oggi alle 5, vi dico: perché non all'1. Allora, la cosa buffa è che persino Bertrand Russell, che era un grande pacifista, era anche finito in galera da giovanissimo per il suo pacifismo, e che diventerà ancora più pacifista dopo, perché sapete, insieme ad Einstein diventa uno dei protagonisti del disarmo, in quella fase lì era d'accordo con von Neumann: qui o si attacca per primi o finiamo tutti distrutti. Von Neumann, mettiamoci un po' di colore anche in questa storia, una storiellina che io cerco di raccontare con tutti i concetti, ma è anche divertente perché von Neumann pare che sia stato l'ispirazione
di Kubrick quando in Stranamore ha inventato il personaggio appunto di Stranamore, che era questo personaggio con la sua sedia a rotelle. Infatti von Neumann pare che per gli esperimenti nucleari avesse avuto poi, è morto poi di cancro, nell'ultima fase della sua vita era irascibile alla maniera che voi vedete nel film di Kubrick. Però è appunto il fondatore sia della teoria delle decisioni razionali, cui faceva accenno prima Mauro Dorato, sia della teoria dei giochi. C'è un libro scritto insieme a Morgenstern, che era un economista, che fonda proprio questo genere di studi. Però la fama di questa teoria era terribile, perché questi signori, consultati dal presidente degli Stati Uniti, davano consigli di questo genere, che per fortuna non sono stati seguiti, cioè attaccare per primi e cose di questo genere. Allora è divertente, faccio un salto nel tempo. A un certo punto, nel 2004, l'Accademia di Svezia, nel conferire il Nobel, chiama Schelling, sempre il nostro protagonista, quello che spingeva i suoi allievi ad incontrarsi a New York, non si sapeva dove, e lo chiama per dargli il Nobel. E lui dice: ma me lo date, notate il salto logico, il salto anche di concettuale, me lo date per la pace o per l'economia? Dice: come, una teoria che prevedeva di essere guerrafondai? Tra l'altro gliel'hanno dato nel 2005 insieme a un vero guerrafondaio, cioè uno che è un israeliano, un genio assoluto, Robert Taubman, che ancora adesso sostiene che effettivamente l'equilibrio si raggiunge meglio se tutti si armano e non se tutti si disarmano, no? Perché si crea quell'equilibrio del terrore che, tra l'altro, sapete, una delle battute del film di Kubrick, la deterrenza è creare il terrore nell'altro, cioè ci sono proprio delle citazioni prese dallo stesso Schelling, e poi uno dice: ma questo qui perché gli date? E lui stesso però gli viene spontaneo chiedere: come mai? Me lo date per la pace? In realtà glielo danno per l'economia, ma sarebbe stato ugualmente giustificato darglielo per la pace. Perché in realtà non solo Kubrick si era letto il suo libro fondamentale, La strategia del conflitto, ma se l'era letta anche Kennedy, il quale proprio durante la crisi di Cuba, quando sembrava davvero che stesse esplodendo una guerra nucleare, ha chiamato Schelling e gli ha detto: cosa dobbiamo fare qua? Vedete, in una situazione di massima incertezza, viene chiamato uno che appunto si occupava di queste cose, un libro appunto si intitola La teoria del conflitto, un grande capolavoro del 1960, e Schelling ha questa idea che apparentemente semplice ma geniale, la famosa linea rossa, quella che vedete continuamente nel film, no? Questi che si parlano poi non riescono più a comunicare a volte, sì, ma in realtà la linea rossa serve proprio a due forze nemiche a tenersi sempre comunque in contatto. Tra l'altro è diventata una cosa anche così in cui i russi e gli americani si dicevano: che tempo fa lì, che cos'è, come stai, eccetera, eccetera, cioè anche comunicazioni del tutto irrilevanti, ma con l'idea che se esiste una possibilità di comunicazione, questa poi è l'essenza della teoria dei giochi in realtà, che i giochi non riescono ad essere cooperativi quando non si può comunicare o quando non si possono fare accordi perché mancano certi tipi di comunicazione. La linea rossa è quella che ha permesso agli americani di trovare un accordo. Noi togliamo i missili da Cuba, voi togliete i missili dalla Turchia. Se non ci fosse stata questa possibilità di comunicazione, sulla base di questa teorizzazione appunto di un grande teorico dei giochi come Schelling, noi probabilmente non saremmo qui a raccontare queste cose. Ecco, la storia è un po' più complicata di così, però io volevo insomma concentrarmi proprio su un aspetto di quanto poi sono utili tutti questi ragionamenti che si fanno sull'incertezza, sulla probabilità. Dietro questi ragionamenti di Schelling, dei teorici dei giochi, di von Neumann, che fonda non soltanto la teoria dei giochi ma anche la teoria della massimizzazione dell'utilità attesa, che magari non funziona bene non solo negli innamoramenti ma in realtà in tante altre situazioni, però è comunque una modellizzazione assolutamente geniale, e anzi è il modo in cui un'intuizione che era già di Bernoulli, sarebbe tra l'altro interessante raccontare tutta la storia bene, parzialmente lo ha fatto Dorato poco fa, ma
delle tappe, no? Della teoria delle probabilità e della teoria delle decisioni. Poi, credo di non avere il tempo di raccontarlo adesso, ma forse ci passerà un secondo giro e che ci permetterebbe di ritornare di nuovo al come si scelgono le fidanzate, come scelgono le città o le università dove andare ad abitare, perché queste teorizzazioni hanno portato a tanti altri premi Nobel, non solo di teoria dei giochi, ma che hanno mostrato i limiti della razionalità. Ma è interessantissimo mostrare come funziona la razionalità, nel senso di von Neumann, che poi mostrare i limiti e anche gli errori sistematici che noi commettiamo, eccetera, eccetera. Ma questo, insomma, forse facciamo finta che sia un'altra storia, anche se in realtà è pezzo della storia che stavo raccontando. Sì, no, in realtà sì, possiamo fare forse un secondo passaggio su questo aspetto qui, cioè la domanda che mi verrebbe dopo, e poi magari lasciamo anche la parola al pubblico, certo, dopo questi primi due interventi, è quindi tutta questa modellizzazione razionale alla fine per arrivare a delle conclusioni che apparentemente sono molto vicine al senso comune. Cioè è un po' così o è un percorso più... Ma diciamo, ecco, in questo caso direi che Pascal, come dicono tutti gli storici della probabilità, è colui che fonda la teoria della utilità attesa. Cioè, che cosa vuol dire scegliere in modo razionale? Vuol dire massimizzare questi prodotti che vedete, no? Dovete fare il prodotto di P a 1,1 per U a 1,1 più, sentite? Ma c'è, è che io vedo, ah ecco, dovete poi sommare a questi prodotti, vedete, P a 1,2 per U a 1,2, che è l'utilità che viene fuori dal fatto che credo in Dio e Dio non esiste, e vedo un certo numero. Ovviamente viene un finito. La somma di una quantità più con infinito è infinito. E invece qui vedete che il risultato di non credere in Dio quando facciamo questa somma di prodotti è meno infinito. Ma intanto c'è un aspetto che qui credo che offenderebbe qualunque credente. Se ci fosse un aspetto puramente razionale nella fede, la fede, diciamo, sarebbe così, non fede, ma sarebbe troppo facile, no? da avere. La fede è qualcosa che implica una scommessa, parlavo prima di scommesse, su qualcosa che non si è verificato, ma che si può verificare. E ci vuole anche il coraggio della scelta, perché in questo caso dobbiamo credere. Ecco la credenza, di nuovo, che ciò in cui speriamo si verifichi per davvero. Quindi se la fede fosse soltanto una questione di calcolo, è ovvio che non ci sarebbe bisogno di cercare di mandar via il dubbio. Immagino che i credenti siano, io non lo sono, ma questo non importa, ma i credenti a volte siano assaliti dal dubbio. E non credo che basterebbe utilizzare lo schemino di Pascal per scacciare il dubbio, no? E cercare di fare una scommessa. Quello che sempre Pascal dice è: dobbiamo agire come se credessimo. È un po' quello che diceva di fare Cartesio. Quando cominciamo a vacillare, è il modo in cui ci comportiamo che cambia le nostre credenze. Quindi, insomma, noi sostanzialmente abbiamo paura e scappiamo. Ma James dice, un grande psicologo americano, noi non è che abbiamo paura e scappiamo, ma scappiamo e quindi abbiamo paura. Quindi c'è una specie di ritorno tra il comportamento e quello che alla fine crediamo. E questo in un certo senso mostra i limiti dello schemino di Pascal. Oh, questo è proprio il primo esempio, a quanto so, di quelle straordinarie teorie di cui parlava prima Armando, perché hanno delle diramazioni importantissime. Non ne abbiamo potuto ovviamente parlare, nella teoria delle strategie militari, ma io su questo appunto vorrei insistere. Dobbiamo regolarci quando studiamo il calcolo della probabilità su quelle che sono le norme studiate in modo razionale, in base, diciamo, alle quali noi per esempio dobbiamo scegliere come calcolare i falsi positivi. Qui abbiamo una serie di bias cognitivi, pregiudizi cognitivi, c'è una splendida illustrazione qua riguardo a questo problema. Grazie allo studio della probabilità ci rendiamo conto, per esempio, che se facciamo un test e risultiamo positivi e
la probabilità che il test sia sbagliato è 5%, la probabilità che noi siamo effettivamente ammalati non è il 95%, perché dipende da quanto è rara o meno rara la malattia prima del test. Però questo tipo di ragionamento noi non siamo portati a farlo spontaneamente. Ciò detto, però, dobbiamo seguire le norme del ragionamento e la teoria della probabilità. È una guida alla vita, diceva Keynes, la probabilità è la guida della nostra vita. Però di fatto il nostro cervello si è evoluto in un ambiente diverso, non serviva il calcolo probabilità per riuscire a sopravvivere, probabilmente facevamo delle stime molto approssimate rispetto, non so, al numero dei predatori, e a quel punto questa struttura più euristica, cioè come risolvi i problemi in tempi rapidi, bastava. E prima di dare la parola a lui, faccio un esempio. Deep Blue è un computer che praticamente, come sapete, probabilmente ha battuto tutti i più grandi maestri di scacchi. Però Deep Blue funziona in modo molto diverso da un maestro di scacchi. Cioè, Deep Blue calcola la mossa successiva esplorando un enorme spazio combinatorio in tempi rapidissimi. Il nostro cervello non è in grado di fare questo. E come funziona il nostro cervello? Per euristiche. Sostanzialmente noi facciamo un ragionamento che non può, proprio dei nostri limiti cognitivi, tener conto di tutte le possibili combinazioni, ma cerchiamo sostanzialmente di impacchettare l'evidenza che abbiamo in modo tale da riuscire poi ad arrivare ad una mossa. E è interessante, pensate che Keplero ha impiegato 6 anni per trovare la legge ellittica dell'orbita dei pianeti intorno al Sole. E oggi un computer che gira su un programma che si chiama Bacon One è in grado di farlo in 6 minuti. Però qual è il punto? Che al computer si sono date una serie di istruzioni, tanto i dati che erano stati frutto delle misurazioni di Tycho Brahe, e poi gli erano state date proprio delle euristiche. Sostanzialmente trova un prodotto che, vabbè, adesso ne parliamo insomma, in dettaglio, e alla fine lui è grazie all'euristica che è arrivato al risultato. E quindi bisogna fare un po' attenzione a sostenere che le scelte operate dalle macchine sulla base di calcoli di questo tipo siano, tra virgolette, più razionali delle nostre. Tra l'altro noi decidiamo in modo diverso dalle macchine, decidiamo in base alla pancia, appunto, in base alle emozioni. Senza emozioni non potremmo decidere. E questo è un fatto della nostra biologia. Le emozioni le avvertiamo in parti diverse del corpo. Pensate a quando siamo tristi abbiamo un groppo alla gola. E questo, per esempio, può generare la compassione. E questa emozione che ci fa identificare con l'altro ci spinge a fare una cosa o l'altra. Ma senza la passione non ci muoveremmo. Che 2 più 2 fa 4, lo diceva Hume, ma questa consapevolezza razionale, non c'è nessuna scienza più certa della matematica, non ci aiuta a decidere. La scienza è uno strumento, è come una mappa. Per decidere cosa fare, utilizziamo la mappa. Dove voglio andare? In questo punto la mappa mi dice come arrivare in modo, diciamo, più razionale, minimizzando lo sforzo, nel punto in cui vogliamo arrivare. Ma la scelta è sempre nostra, cioè dipende da noi dove vogliamo andare. E il dove vogliamo andare, le decisioni che dobbiamo prendere, dipendono, diciamo, da questi elementi che possiamo chiamare passioni per semplicità, e che appunto hanno a che fare con le emozioni che proviamo. Sono stati fatti studi sperimentali, no? Quelli di Damasio, per esempio, che hanno mostrato che, altro che irrazionali le nostre emozioni, è solo grazie alle emozioni che riusciamo ad agire in maniera tale, per esempio, da fare in modo che quel che facciamo sia ben accettato dal gruppo. Quindi questa famosa intelligenza emotiva significa la capacità di comprendere quali sono le conseguenze delle nostre azioni. Quindi noi prevediamo, grazie alle emozioni, il modo in cui chi ci sta di fronte reagirà. Persone che hanno avuto una resezione del lobo frontale, perché praticamente un proiettile mentre lavoravano in una ferrovia è passato attraverso, appunto, la parte che sostanzialmente ha a che fare con la scelta,
non erano più in grado di adattarsi nella società e poi riuscivano a fare nulla, erano paralizzati. Una forma di paralisi che tra l'altro accade anche nelle persone normali, se ci pensate, quando tutti ottimizzano, cioè vogliono il massimo del massimo. E questo è un altro problema, no, della teoria della decisione razionale. I massimizzatori sono quelli che aspettano, oscillano, faccio questo, ma poi faccio quello, e alla fine non fanno nulla. Ma questo è tipico, diciamo, delle persone insicure che hanno paura di sbagliare. Invece le persone più sicure valutano in maniera abbastanza rapida, scelgono e non tornano indietro sulla scelta. E sono due tipi di uomini, di donne, di esseri umani diversi. Sono i massimizzatori, che vogliono sempre il massimo, ma questo ovviamente cosa implica? Implica sforzi cognitivi, tempo, implica ansia, perché ovviamente non so che cosa devo fare, torno indietro sulla scelta. E l'idea invece di Herbert Simon, che ha criticato alcuni modelli dell'ottimizzazione, è quella, beh, insomma, prendiamo qualcosa che ci soddisfa, una scelta soddisfacente è sicuramente più desiderabile. Insomma, l'idea, riassumendo proprio, è che il meglio è buono, è meglio dell'ottimo, insomma il buono, scusate, è meglio dell'ottimo. E quindi ecco, c'è un po' questo contrasto tra le teorie della probabilità che servono a guidarci nella vita, che però danno delle norme di comportamento perché ci insegnano a come ragionare bene, e d'altra parte dobbiamo tener conto del fatto che noi non sempre ragioniamo come la probabilità, no? Ci dice di fare. E quindi secondo me questo un po' è quello che volevo concludere, c'è una via di mezzo, non è che dobbiamo semplicemente cancellare questa parte, chiamiamola così, più intuitiva, e lavorare soltanto con i modelli matematici, la teoria della decisione razionale. D'altra parte però pensare che non si possa legare la propria credenza a quello che matematici, fisici, probabilisti hanno stabilito dopo lunghi secoli di studio, insomma stiamo parlando di metà del 600, adesso la probabilità è un campo attivissimo di ricerca, ci sono varie interpretazioni della probabilità, però secondo me un'intermedia situazione è quella più desiderabile, perché certo un impulsivo che fa la prima cosa che gli viene in mente non è una persona razionale, bisogna calcolare le conseguenze. E d'altra parte, se sto a calcolare troppo le conseguenze non agisco. Quindi, se volete, abbiamo questa specie di doppia forbice, no? Rispetto alla quale ci dobbiamo orientare in maniera, diciamo così, caratterizzata dal buon senso, perché poi quindi c'è un, su questo balance tra gli aspetti razionali e le emozioni, se poi mm-hmm. davvero sono poi diverse, vanno nella stessa direzione, li bilanciamo. Mi vengono in mente un po' di cose, sì, è importantissimo questo rapporto tra l'intuizione e la razionalità, sostanzialmente, tra le passioni e la razionalità. Ma devo dire che io riassumerei la cosa in questi termini molto semplici, forzatamente semplici. Supponiamo che io sia un bravo giocatore di poker, no? E il poker noi sappiamo benissimo che è un gioco dove conta moltissimo l'intuizione, il capire cosa sta facendo l'altro, anche capire i gesti, capire appunto le emozioni, capire se uno ha paura, se non ha paura, se sta bluffando, non sta bluffando, eccetera, eccetera. Ecco, un buon giocatore di poker che sa anche di probabilità ha una marcia in più. Cioè, questo è sicuro, cioè può avere tutte le caratteristiche psicologiche fondamentali per essere un bravo, ma se poi ce n'è un altro che ha delle buone, che ha le stesse capacità e in più conosce anche la probabilità, è in grado di ricordarsi bene e che cosa significa dal punto di vista probabilistico, quali sono le carte che sono state viste oppure no, eccetera. Questo mi rimanda ancora una volta a von Neumann. Von Neumann, c'è un'intervista deliziosa all'inizio, proprio quando lui fonda la sua, prima ancora che scrivesse il libro, c'è un suo collega che gli chiede, ma se a proposito di scacchi e di poker, cioè di diversi tipi di cose che implicano più o meno razionalità, più o meno intuizione, più o meno passioni o emozioni,
lui dice, gli dico, ma scusa, questo suo collega gli chiede, ma questi tuoi giochi di cui parla questa tua teoria dei giochi sono tipo gli scacchi? Risposta di von Neumann: no, no, gli scacchi non sono un gioco, gli scacchi sono una ben definita forma di computazione, per ogni posizione sulla scacchiera esiste una procedura, anche se magari non sappiamo qual è. I veri giochi non sono affatto così, la vita reale non è così. La vita reale è piena di bluff, di astuzie, di piccole tattiche di defezione, è un continuo chiedersi che cosa gli altri pensano, che cosa tu intenda fare, e di questo si vuole occupare la mia teoria. Si noti che von Neumann era un giocatore di poker, e qui c'è proprio la contrapposizione tra il giocatore di scacchi e il giocatore di poker. Cioè, il giocatore di poker interessano anche tutti questi altri aspetti, proprio nell'interazione. E l'altra cosa mi viene in mente a proposito della sempre di passioni, emozioni, eccetera, e di come la probabilità può essere la guida della nostra vita. Per fare un esempio che è abbastanza, io credo che tutti qui avrete visto i quattro film di Romer. Beh, mi rendo conto che è una roba un po' da appassionati di cinema, però i quattro racconti famosi, il racconto d'inverno, di primavera, eccetera, eccetera. Mi sembra il racconto d'inverno, ma potrei sbagliarmi, è proprio sulla scommessa di Pascal. Cioè, è proprio un film che spiega perfettamente cosa voleva dire Pascal. E c'è una storia di una tipa che ha un incontro, si innamora improvvisamente di una persona in vacanza, durante una vacanza mi pare addirittura in Italia. Sono innamoratissimi questi due individui, ma lei commette un errore stranissimo, bizzarro, nel dare l'indirizzo, sbaglia l'indirizzo, loro dice ci dobbiamo vedere assolutamente. Questo ragazzo che vuole assolutamente andare a ritrovarla a Parigi non ha più l'indirizzo, non sa più come fare, non si vedono più per anni e tuttavia lei non riesce a credere che lui non la voglia ritrovare, ricercare, eccetera, eccetera, e vive tutta la vita come se, appunto, come esistesse Dio, più o meno, ma come se un giorno sicuramente lui si presenterà alla porta, no, eccetera, eccetera. Tutte le decisioni che lei prende in questi lunghi anni sono improntati a questo, compreso il fatto che non riesce ad avere altre storie significative, no, eccetera, eccetera. Se voi guardate questo film capite esattamente cosa intendeva Pascal, cioè nel dare che noi dobbiamo fare come una scommessa, non tanto sull'esistenza di Dio, ma che una certa nostra ipotesi ha senso per informare tutte le nostre decisioni nella nostra vita quotidiana. Ecco, la probabilità è un ottimo strumento per fare questo. Nella mostra, in maniera più o meno diretta, si fanno vedere alcuni concetti, sono spiegati alcuni concetti fondamentali, le due cose importantissime da sapere sulla teoria delle probabilità, che sono utilissime poi nella vita quotidiana, sono il teorema di Bayes e la nozione della soggettività, della visione soggettivista della probabilità, che è quella di un grandissimo matematico italiano che è Bruno De Finetti. Le due cose sono anche piuttosto legate, e sono anche legate queste cose al fallibilismo di cui si parlava prima, cioè al fatto che noi dobbiamo orientarci nel gestire l'incertezza proprio come fanno gli scienziati, cioè con un approccio fallibilista e dove conta moltissimo, come anche nella scienza, la nostra ipotesi iniziale su una certa, scommettiamo che una certa cosa sia vera, e dopodiché guardiamo come vanno le cose e mano a mano raccogliamo delle evidenze. Se il teorema di Bayes ci fa vedere che raccogliendo le evidenze noi modifichiamo la nostra stima iniziale, possiamo, fino a cambiare completamente idea. In tempi di pandemia da coronavirus, per esempio, è chiarissimo che quei paesi che avevano scommesso su un'ipotesi, come per esempio la Svezia, che non era del tutto peregrina, che si potesse raggiungere una immunità di gregge naturalmente senza stare a mettere in moto tante misure, quando hanno visto che i dati gli davano torto hanno cambiato idea, no? Ecco, questo è fatto grazie ai ragionamenti che stiamo facendo qui, cioè se uno ha in mente questi modelli poi è in grado di cambiare idea razionalmente e non a cambiare idea a capocchia, cioè riesce a capire anche perché una certa cosa non sta funzionando, lo fa
perché vede i dati e vede come se, ecco, per spiegare il teorema di Bayes, per non spaventarvi, basterebbe prendere, i bambini lo capiscono benissimo, basta mettergli di fronte due scatole di biscotti, in una ci sono più biscotti al cioccolato, nell'altra ci sono più biscotti alla crema. Se al bambino piacciono di più quelli alla crema, cercherà un po' di scommettere qual è la scatola dove ce ne sono di più, e dopo un po' che ne ha tirati fuori un tot da una parte e dall'altra, se gli chiedi su quale scatola scommettere, scommetterà su quella dove ha avuto maggiori evidenze, no, del fatto che ce ne sono di più di quelli che piacciono a lui. Sono concetti semplici tutto sommato, poi si trasformano in formule, si trasformano in teoremi, ma quello che bisogna fare, secondo me, rispetto all'educazione civica di cui facevo cenno prima, è proprio questo, cioè partire già da piccoli a ragionare in questo modo. I bambini sono bravissimi nel capire concetti che poi noi perdiamo perché facciamo un sacco di pseudo ragionamenti, e l'equilibrio che dobbiamo raggiungere alla fine è proprio quello che suggeriva prima Dorato, cioè da un lato dobbiamo conoscere tutti i trucchi della teoria delle probabilità e di tutti i mezzi che ci permettono di gestire razionalmente l'incertezza, dall'altro dobbiamo anche immaginarci che a volte non serve mettere in atto tutto il nostro armamentario e inventarci delle euristiche. Ora, c'è un pensatore che ha fatto esattamente queste due cose in due libri diversi, che è Ged Gigerenzer, un importantissimo psicologo cognitivo contemporaneo. Da un lato ha scritto un manuale sull'incertezza, sulla gestione del rischio, è tutto incentrato sulle tecniche della probabilità. Dall'altro ha scritto una cosa che si chiama gut feelings, cioè come le intuizioni, e quelle che lui chiama delle euristiche. Tra le euristiche più interessanti ce ne sono due che vorrei richiamare qui. Una è sì, molto simile a quello che diceva poco fa Mauro Dorato, cioè perché, per esempio, lui dice che Gigerenzer è adottata quasi sempre dai medici di base. Cioè, se io ho in mente una soluzione, la prima soluzione buona che mi viene in mente, è bene che io la segua, perché altrimenti dovrei stare lì a fare un sacco di altre ipotesi. Cioè, insomma, fermiamoci nella maggior parte delle nostre decisioni nella vita reale alla prima cosa deve essere buona, però non è la prima stupidata che ci viene in mente. Cioè, la prima cosa che funziona, ecco, non stiamo poi a perdere tempo a immaginarci tutte le possibilità, come per le fidanzate di cui parlavi prima, no? Non immaginiamoci tutte le fidanzate del mondo, insomma, quando c'è quella che funziona, è bene concentrarci su quella scelta lì, e questa è un'euristica, appunto. Magari può darsi che ci fosse anche, che se continuassimo a ragionare troveremmo una soluzione migliore, ma sarebbe comunque irrazionale, poco saggio farlo. L'altra riguarda sempre la teoria dei giochi, perché quella storiella che vi raccontavo prima, cioè la crisi di Cuba, riguarda un dilemma fondamentale della teoria dei giochi, che è il dilemma del prigioniero. Il dilemma del prigioniero è tipicamente una situazione in cui i due attori, due o più attori, non riescono a mettersi d'accordo perché non è possibile, appunto, ogni accordo non sarebbe efficace, perché l'altro, proprio sapendo che l'altro sta cercando l'accordo, farebbe una cosa, sarebbe complicato spiegarlo, ma insomma, comunque, alla fine i due attori fanno la cosa meno razionale per entrambi, non la più razionale in assoluto, ma comunque non fanno la cosa più saggia per loro. Il dilemma del prigioniero, che sarebbe facilissimo da spiegare se potessimo mostrare una matrice, ma fidatevi, funziona così: non ci si può fidare se ci sono solo due giocatori e se si gioca una volta sola. Se invece lo si gioca tante volte, si è scoperto in un libro molto bello di Axelrod, raccontata questa storia degli anni 80, si chiama Giochi di reciprocità, che nasce tra agenti razionali, tra quelli che massimizzano l'utilità propria, non devono essere né altruisti né niente, semplicemente capiscono che se l'altro può rispondere colpo su colpo alle volte in cui noi non siamo cooperativi, come sarebbe in una guerra, magari non proprio nucleare, sarebbe terribile, ma insomma come, dove ci si può, allora a quel punto tendono a cooperare e a fare la scelta più razionale per entrambi. Cioè, la cooperazione nasce in maniera spontanea in situazioni di questo genere. Questa è una delle grandi conquiste della teoria dei giochi, in realtà. Vale in tantissime situazioni sociali in cui noi non sappiamo bene se possiamo fidarci o non possiamo fidarci. Ecco, Gigerenzer
ha una regola di queste sue euristiche che ricorda molto questo. Dice: nelle vostre interazioni sociali, se non sapete bene se fidarvi o meno, eccetera, innanzitutto bisogna partire con le mosse cooperative. Cioè, voi vi dovete fidare delle persone. Se vedete che alla terza volta in cui loro vi danno buca, perché conviene di più, perché nel momento in cui c'è uno che ha fiducia negli altri, è la classica cosa, a me viene in mente sempre Prezzolini, che si definiva gli italiani come quelli che tra i furbi e i fessi, no? Ci sono le due categorie. Ecco, i fessi sono quelli che hanno grande fiducia nel genere umano, vengono sempre fregati perché poi gli altri invece non seguono le regole che tutti dovrebbero seguire. Ecco. Dice Gegerenzer, una teoria, una euristica buona arriva alla stessa conclusione, questo lo dico io, di tutti quei ragionamenti iperrazionali che ha fatto la teoria dei giochi, per cui il tit for tat, il colpo su colpo, è la teoria più razionale. Nelle interazioni sociali meglio essere benevolenti e valutare se poi lo sono gli altri, avendo però lo strumento per togliere la propria fiducia nel momento in cui gli altri non ce l'accordano. Ecco, quindi come vedete, insomma, razionalità ed emozioni a volte vanno anche a braccetto, che è un po' il finale, la morale che traggo nel mio breve saggio che trovate nel catalogo della mostra. E tutte queste cose però si rafforzano a vicenda, secondo me. Cioè, un grande esercizio della razionalità, un grande esercizio, una grande capacità di costruire strumenti razionali di questo genere ci può servire anche a rafforzarci nel definire certe intuizioni di fondo, perché noi siamo fatti soprattutto di intuizioni. Allora, capire quali sono quelle buone e quelle che invece dovremmo abbandonare diventa la cosa fondamentale. Buona parte del dibattito, che qui non possiamo raccontare perché riguarda tanti altri premi Nobel, Kahneman, la psicologia cognitiva applicata alle scelte economiche, Thaler, la teoria dei nudge, eccetera eccetera, ecco, tutte queste cose sono a fondo esercizi di questo genere: farci capire dove sono i limiti della razionalità, che però dobbiamo definire correttamente, perché altrimenti, se non sapessimo cos'è la razionalità, non potremmo neanche capire quali sono i suoi limiti, quali sono gli errori sistematici che noi commettiamo perché abbiamo un certo cervello fatto in un certo modo, che si è formato quando eravamo raccoglitori e cacciatori e non si è formato nelle società moderne. Questo ci porta a delle decisioni sbagliate, basate su intuizioni sbagliate. Riuscire a capire quali tenere, quali non tenere, quali modificare attraverso delle euristiche è la cosa che noi dobbiamo cercare di fare. Grazie Armando. Secondo me il quadro, diciamo, a questo punto lascerei la parola al pubblico se ci sono delle domande, delle curiosità, delle questioni. Non so se siamo riusciti. Diciamo, il percorso era complesso perché partiva da concetti molto astratti e provava a portarli in una quotidianità. Se non ci sono domande. Tu, Mauro, volevo aggiungere una cosa che completa quello che stava dicendo lui, cioè questa specie di euristica che noi abbiamo viene dal passato evolutivo degli esseri umani. Cioè, abbiamo un gruppo di cooperanti, si infila l'egoista, approfitta della cooperazione altrui, allora il gruppo si dà le regole in modo tale che chi non vuol pagare il biglietto, si chiama proprio free rider, non continui a farlo. Quindi l'idea è, il gruppo si deve dare necessariamente le regole, e quello che non vuol pagare il biglietto però deve capire che se continua in questo comportamento, diciamo così, che si approfitta della cooperazione altrui, lui stesso verrà punito, perché gli esseri umani sono fatti così. Sostanzialmente c'è una tendenza spontanea, come diceva lui, a ottenere il massimo vantaggio per la cooperazione dell'altro, ma a quel punto però deve essere in atto un meccanismo per cui questo comportamento di chi non paga il biglietto, che poi ovviamente è una metafora, debba essere sanzionato. Anche quando non mi vaccino. Ma, quindi, voglio dire, a quel punto l'egoismo lungimirante consiste proprio in questo: se pago il biglietto o mi vaccino, alla fine non sta soltanto meglio la comunità a cui appartengo, ma sto meglio io, perché magari corro meno rischi di
di prendere l'infezione. Oppure, che ne so, l'ATAC che già è messo male, se tutti non pagassero il biglietto, ovviamente gli autobus brucierebbero molto di più. Quindi l'idea è che l'altruismo può anche essere frutto di un calcolo. Quindi non necessariamente, no, uno spontaneo, secondo me c'è evidentemente anche questo, perché nel rapporto madre-figlio si instaura un altruismo che credo poi si dirami anche nelle altre situazioni sociali. Però ci sono delle situazioni nelle quali conviene cooperare perché alla fine io stesso ne beneficio. Questo è un po', diciamo, il discorso sì, che volevo... Sì, sì. Sì, la cosa interessante del dilemma del prigioniero ripetuto è che ogni singolo individuo ha lo strumento per punire il non cooperante. Quindi è un modello... Cioè, io posso... perché se io non coopero, se tu non cooperi e comincio a non cooperare anch'io, noi perdiamo nella massimizzazione due. Perdiamo molto di più tutte e due. Cioè, i nostri guadagni crollano immediatamente. Quindi tutte e due dicono... Quindi quello che aveva provato a non cooperare, la volta, poiché il gioco è ripetuto, la volta dopo riprenderà tranquillamente. Quindi ogni tanto ci sarà qualche piccola oscillazione, ma tendenzialmente la spontaneità della cooperazione dovrebbe sì. Sopravvivere. Insomma, diciamo, le applicazioni, le evidenze nella realtà contemporanea sono tante. Beh, guarda, se noi dovessimo poi aggiungere, allora io facevo riferimento ai vaccini, questa è una cosa che si poteva benissimo prevedere, che ci sarebbe stata una fase, io l'ho detto anche pubblicamente qualche volta, ma proprio all'inizio di quest'anno, quando inizia la campagna vaccinale, all'inizio tutti vogliono fare il vaccino, no? C'è la gara per fare il vaccino, quando arrivi al 50-60% nascono tutta una serie di dubbi, ma dettati anche proprio dal ragionamento da free rider, dice, ma se per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge basta il 70%, ma aspettiamo che si vaccinino gli altri, cosa me ne importa, poi dopo semmai vediamo. Questo è uno dei tanti ragionamenti e dei cosiddetti esitanti che sorgono quando la campagna vaccinale arriva a un certo punto. Ecco, e quindi vedete comunque questi strumenti razionali sono utili poi. Un altro concetto che potremmo aggiungere è il fatto che, non so se voi sapete cosa sono i nudge, ma comunque si è capito appunto che molte delle decisioni pubbliche si fa fatica a farle, decisioni importanti dal punto di vista della cittadinanza, si fa fatica a farle seguire da tutti i cittadini, allora si adottano queste strategie. E di cui l'esempio massimo in questi giorni è il Green Pass. Il Green Pass che roba è? È un nudge, nel senso è una spinta, cioè si spinge la gente a vaccinarsi senza obbligarli, quindi diciamo mantenendo la libertà di scelta. Ecco, quindi, e da qui nascono poi tutta una serie di dubbi, se vogliamo, e anche di controtendenze. Però come scelta di fondo è una forma di paternalismo, diciamolo chiaramente, che però vuole essere abbastanza liberale, cioè vuole dire va bene, noi sappiamo che è meglio vaccinarsi, potremmo anche importi la vaccinazione subito e non se ne parla più, probabilmente un regime totalitario lo farebbe, ci inventiamo un meccanismo tale per cui ti spingiamo comunque a fare questa cosa. Giger Enzer, che citavo prima, critica questo tipo di meccanismi, non perché non siano efficaci in certi casi, in molti casi lo sono, per esempio per la donazione di organi, adesso qui sarebbe lungo fare una serie di esempi molto importanti con questo meccanismo della spinta gentile. Il caso più semplice della spinta gentile è quando nel supermercato vi mettono prima le cose salutari e poi quelle che vi fanno venire male il colesterolo, eccetera. Per fare, anche questo è un paternalismo soft, no? Tu comunque, se vuoi, puoi andarti a comprare il lardo di colonnata, sei libero, non è che, però intanto ti induco a... Ma il difetto che giustamente individua, io sono d'accordo con Giger Enzer, individua nei nudge, in questo tipo di cose, che purtroppo spengono quello che invece questa mostra accende massimamente, cioè il nostro senso critico, lo spirito critico, la capacità di ragionare sulle cose. Quindi meglio uno che si vaccina o fa le scelte salutari, eccetera, eccetera, perché ci ha pensato bene, è dotato appunto di quel pensiero critico che è necessario oggi più che mai ai buoni cittadini, piuttosto che uno che lo fa perché è stato spinto più o meno in maniera più o meno gentile da qualcuno che ha pensato
però in certi casi obiettivamente è più semplice quando devi lavorare su delle grandi masse, la spinta gentile piuttosto che educare per generazioni le persone alla teoria delle probabilità è forse la cosa che va fatta, insomma. Sì, diciamo che è difficile, cioè è più un ambito in cui si aprono questioni piuttosto che si danno risposte, no? Quindi io non so se c'è un, forse c'è il tempo per un'ultimissima domanda, poi sì, dobbiamo chiudere, credo, perché alle 8 meno un quarto, sì, no? Sono 19:40, quindi abbiamo, se c'è qualcuno che nel frattempo ha una curiosità e supera, diciamo, la timidezza, altrimenti lascio Mauro Dorato giusto una battuta conclusiva, però o chiudiamo come... Ma io vorrei soltanto mettere in luce tutto quello che abbiamo imparato. Qui ce n'è una parte, non infinitesima, ma una parte. E se pensate ai progressi che abbiamo fatto, dalle spiegazioni mitiche a quelle che invece oggi adottiamo per spiegare la struttura dell'atomo, le dimensioni dell'universo, l'origine della vita, e stiamo arrivando anche a comprendere la coscienza, cioè qual è l'interazione tra il sistema nervoso e gli stati mentali. E questo secondo me è bellissimo, perché piano piano ci stiamo liberando da illusioni del senso comune. In fondo questa è la cosa che a me appassiona nella scienza, è questa forza liberatrice. Superiamo l'ignoranza e tutto ciò che ci circonda deve destare in noi meraviglia. Tra l'altro voglio dire, la scienza è un'impresa collettiva. Non sarebbe possibile mettersi in un laboratorio come faceva Newton e studiare la propagazione della luce oggi. A Ginevra ci sono migliaia e migliaia di studiosi. Gli esperimenti a cui lavorano loro sono praticamente distribuiti dal punto di vista cognitivo. E quindi la scienza già di per sé è un esempio di collaborazione. Quindi forse ci dovremmo far guidare anche dal modo in cui la scienza è organizzata, visto che ha avuto anche un successo straordinario, no? Io vado a sentire un fisico dello stato solido se voglio realizzare un certo strumento, però se voglio capire come devo puntare un telescopio, vado a sentire un astronomo. È dalla cooperazione che viene fuori la conoscenza, quindi va bene. Questo direi, mi sembra una conclusione più che condividibile. Va bene, allora io ringrazio Armando Massarenti, ringrazio Mauro Dorato, grazie a tutti per la partecipazione, vi rimando ai prossimi incontri del programma di arte di Tre Stazioni per Arte e Scienza, e niente, buona serata a tutti. Grazie.